Fattiitaliani.it ha il piacere e l'onore di parlare con Luigi De Filippo, grande nome della nostra recitazione, che ha una certa età, perché abbia superato gli 80 anni. Non ho messo in giro questa bugia che io abbia 81 anni, non è vero. Le bugie hanno le gambe corte, quindi le potrà sentire. Gli anni che mi sento, diciamo sui 50. E diciamo che ci vuole una certa energia per affrontare una nuova sfida come quella che le sta affrontando, cioè... Teatro Parioli, Peppino De Filippo. Ho dedicato il Teatro Parioli a mio padre, a Peppino De Filippo, perché se lo merita, è stato un grande attore, un grande commediografo, e quindi è il minimo che io potessi fare avendone la possibilità. Quindi assume la direzione artistica del Teatro Parioli Peppino De Filippo, che poteva, ahimè, diventare un garage. E c'era questa possibilità. Io ho cercato di evitarla perché sarebbe stato un peccato che uno dei più noti teatri di Roma finisse ingloriosamente la sua vita. Secondo lei c'è una tendenza forte oggigiorno affinché si abbiano più garage che teatri? Ma c'è indifferenza da parte del potere verso la sorte che può avere la cultura, c'è molta indifferenza, anche fastidio, perché la cultura dà fastidio, e dà fastidio perché informa, apre la mente all'ignorante, e allora l'ignorante attraverso la cultura guarda negli occhi il potere, e questo dà fastidio. Senta, la linea di continuità da suo nonno Edoardo Scarpetta, passando per suo padre Peppino e i suoi zii Titina ed Edoardo, qual è l'elemento sempre di raccordo che rende voi inconfondibili? Ma diciamo di aver trattato sulla scena sempre il tema della famiglia, sia in modo comico come faceva Scarpetta mio nonno, in modo ironico, umoristico come faceva mio padre Peppino e Edoardo, mio zio. E allora trattare temi che riguardano la crisi della famiglia interessa sempre al pubblico. La commedia napoletana in TV sembra di nuovo funzionare, che ne pensa? È d'accordo con questa trasposizione anche in lingua italiana? No, non sono d'accordo, perché anche se l'esecuzione è stata ottima, fatta da bravissimi attori, ma togliere la lingua napoletana a quelle commedie è stato come offrire una bella rosa senza profumo. Ecco, televisione, lei ha da poco finito di girare la fiction con Manuela Arcuri, Pupetta la ragazza con la pistola, vero? Sì. Ambientata a Napoli. A Napoli. Ma quanto c'è di fiction già in Napoli? Ma a Napoli parlano di scuola drammaturgia napoletana, ma la scuola drammaturgia napoletana sta nelle strade di Napoli, è là che nasce il teatro napoletano, l'ispirazione per il teatro napoletano, sempre nelle strade. Dicono che se a Napoli chiudessero tutti i teatri non se ne accorgerebbe nessuno, perché il teatro sta nei vicoli, nelle strade. Alla fine, per chiudere la prima stagione con la sua direzione al Teatro Parioli, porterà in scena Storia strana su una terrazza napoletana. Sì. Ecco, un testo a cui lei è affezionato, sì, e che racconta una storia, di, come dice lei, di famiglia in cui si nascondono magagne e tradimenti. Sì, ipocrisie e tradimenti. Anche io ho portato la mia famiglia strana su una terrazza napoletana e per divertire il pubblico, raccontando una storia che poi tanto assurda non è, ha un fondo di verità, e il pubblico la accoglie bene, con un applauso. Grazie a Luigi De Filippo. Grazie a voi. Grazie.